Ciao a tutti e benvenuti nel nostro appuntamento quotidiano con la rassegna delle notizie più importanti legate al Milan. Come prima notizia c'è da riportare il fatto che Giroud ieri ha esordito al Mondiale con la Francia, che ha vinto 4-1 con l'Australia, in cui Olivier ha segnato proprio una doppietta. Anche Lelia Dani durante la telecronaca ha messo in evidenza le sue caratteristiche, il fatto che lui vada premiato con dei buoni palloni laterali, così che riesca appunto a segnare. La Gazzetta dello Sport invece ci riporta che Ibra sta recuperando, il suo rientro è previsto tra fine gennaio e inizio febbraio, quindi un po' ritardato rispetto a quello che sarebbe dovuto essere inizialmente. Parliamo invece ora di mercato e il Milan ha puntato gli occhi su Carlos Alcaraz, il giovane talento argentino, ma anche l'Inter sembra essere interessato a questo ragazzo. Inoltre, Tutto Sport riporta che il Milan si è interessato a Sportiello come secondo portiere per la prossima stagione. Pare che il giocatore piaccia anche a Pioli e che possa quindi partire a parametro zero dall'Atalanta. In ultimo, invece, Sky Sport ci riporta che il Milan ha messo gli occhi anche sul giovane Thuram, su cui però hanno puntato gli occhi anche Juve, Inter e Bayern Monaco. Quindi, insomma, sarà molto complesso, ma pare che da casa Milan starebbero già lavorando per accaparrarsi questo ragazzo che al momento ha 15 presenze, 10 gol e 3 assist. Quindi le principali notizie di oggi sono concluse e vi invito comunque ad approfondirle e guardare sul nostro sito tutte le notizie e seguirci su tutti i nostri canali. Ciao a tutti!